Buongiorno, oggi è martedì mattina, io sto per uscire che vado a fare una commissione importante con mia mamma, poi oggi pomeriggio invece lavoro, quindi speriamo che riesco a girare qualcosa di carino e interessante in questo vlog. Infatti sono anche in ritardo con la programmazione perché in genere i video escono o il lunedì o il martedì. Quindi scusate se non è uscito il video, ma non sono praticamente riuscita a filmare perché questi sono giorni infiniti in cui stiamo facendo tantissime cose e quindi non sto riuscendo più a vloggare. Speriamo almeno di fare uscire un video per questa settimana o al massimo magari il secondo video lo farò uscire di sabato o di domenica. Questa è la mia situazione attuale. Voi invece siete tornate al lavoro? Qualcuna di voi è ancora in ferie? Fatemi sapere giù nei commenti. Eccomi qua, sono appena tornata. Oggi è tardissimo perché è l'una meno 20 e io non ho fatto praticamente niente in casa. Però siccome io ci sto spesso dietro, quindi la tengo in ordine. E ogni giorno cerco di appunto non creare caos, diciamo che appunto mi posso permettere qualche mattina di non fare niente, però l'aspirapolvere va passata perché vuoi o non vuoi i pavimenti si sporcano, nonostante che noi non ci camminiamo con le scarpe in casa. Però comunque tra capelli, polvere dell'esterno che entra, è sempre comunque un casino. Infatti io l'aspirapolvere la passo tutti i giorni. Poi devo preparare qualcosa di velocissimo da mangiare per il pranzo e volevo mettere la trapunta, quella più pesante, perché siccome è rinfrescato un pochino e io sono felicissima perché è la mia temperatura ideale, quella che c'è adesso. La notte comunque sentiamo un po' freddo, infatti la notte scorsa ho messo i pantaloni lunghi di cotone, leggero ovviamente, però appunto sentivo questa necessità di coprirmi le gambe. Però siccome è un po' tardi oggi, credo che lo faremo questa sera, poi quando torno dal lavoro insieme a Christian mi faccio aiutare da lui, perché visto che comunque ci siamo, cambiamo già le lenzuola. Poi volevo ringraziarvi perché sotto l'ultimo video, quello che ha avuto quei problemi di visibilità, perché non tutti riuscivano a vederlo e non so il motivo, mi avete dato un sacco di consigli per quanto riguarda le asticelle, quelle con la molla per le tende. Quindi grazie, perché non sapevo l'esistenza di questi bastoncini con appunto le molle dentro. Quindi veramente grazie. Poi quando sarà il momento che andremo a fare appunto i giri per le tende, ovviamente io vi renderò partecipi e vi farò vedere il tutto. Ho già in mente che tipo di tende mettere, mi sembra che sono da Leroy Merlin. Comunque vi terrò aggiornati, così poi mi dite la vostra e magari do anche io un consiglio a voi. Per quanto riguarda invece il video, l'ho pubblicato due volte. Mi è dispiaciuto un sacco per il video perché comunque cancellandolo ho cancellato tutti i vostri commenti, quindi mi dispiace veramente tanto. Non lo farò mai più perché comunque poi il problema si è risolto da solo perché nonostante che io l'abbia cancellato e ripubblicato per 2 giorni il video ripubblicato, in tanti comunque avete avuto problemi lo stesso nel vederlo, quindi sono cose che poi si risolvono da sole, ecco, diciamo così, non so se mi sono spiegata, quindi se dovesse capitare anche a qualche altra YouTuber, il mio consiglio è quello di non cancellare il primo video, perché poi il problema si risolve in automatico, quindi andate soltanto a perdere tutti i commenti che magari avete ricevuto e quant'altro, e comunque è un dispiacere, ecco, perché chi fa video sa che comunque ci vuole molto molto tempo nel realizzarli e nel editarli.
Adesso passo immediatamente l'aspirapolvere e poi pranzetto. In realtà non devo cucinare proprio niente per oggi perché ieri, guardate un po', ho preparato di proposito più minestrone in modo tale che poi adesso lo vado a scaldare e abbiamo già il pranzo pronto. Appena il tempo rinfresca un po', noi subito iniziamo con le minestre, le zuppe, le minestrine. Mi piacciono davvero tanto e anche a Cri, infatti appunto ieri sera abbiamo fatto il minestrone e come vi ho detto ne ho cucinato un po' di più così oggi abbiamo già il pranzo pronto, cosa da non sottovalutare, soprattutto quando in mattinata si esce o si è al lavoro, poi tornare a casa e trovare già qualcosa di pronto è super super top. Adesso aspettiamo soltanto che torni Christian. La merendina da portare oggi al lavoro e io di solito ragazze mi organizzo utilizzando questi sacchettini qua di IKEA che vedete si chiudono e tipo oggi mi porterò queste noci, quindi il mio snack appunto saranno delle noci. A volte mi porto dei cracker oppure non so, i taralli, insomma tutte queste cosine qua, però siccome voglio stare un po' più leggera oggi e appunto mi porterò le noci. Queste qua sono della Lidl e sono buonissime. Sono le 11 e 10 minuti, quindi le 23 e 10. Sono KO ragazze, ma KO. Questa sera qui a casa è venuto un nostro amico, infatti abbiamo passato una bellissima serata, abbiamo mangiato una pizza tutti insieme. Io ancora ho la divisa del lavoro, infatti ancora devo struccarmi, mi devo fare la doccia e adesso sistemo un attimo al volo qui le cose che sono rimaste sulla tavola e poi voglio assolutamente andare a dormire, anche perché domani farò il mattino, quindi noi ci aggiorneremo direttamente poi domani pomeriggio, anche se a voi non vi cambia niente, però mi piace rendervi partecipi nelle mie giornate. Adesso appunto mi metto un attimo a sistemare e poi doccia assolutamente, anche se devo cambiare le lenzuola, perché come vi ho detto prima, volevo cambiare le lenzuola e mettere la trapunta, quella un pochino più pesante, anche se adesso non ne ho più voglia, quindi vediamo un attimo se farlo oppure rimandare tutto a domani.
arrivato il momento di struccarmi, non ne posso più e questa sera lo facciamo insieme. Sono già pronta per tuffarmi nel lettone e oggi mi sono messa il mio nuovo pigiamino, questo qua di Primark, e come vedete sono con i pantaloni lunghi perché fa parecchio freschino, quindi noi ci vediamo domani mattina. Ovviamente è il giorno dopo per me e come vedete sono in macchina e sta anche diluviando. Infatti il mio outfit è decisamente autunnale, era impossibile mettersi a maniche corte. Ho chiesto a Christian se mi accompagnasse da Casa Shops, quindi vediamo un attimo se riusciamo ad andarci e poi se acquisterò qualcosa vi farò vedere tutto dopo. Appena tornata a casa e vi faccio vedere che cosa ho preso sia da Happy Casa che da Casa Shop. Non ho preso tantissimo, ma comunque quel poco che ho preso mi piace tantissimo e ora ve lo mostro. Da casa ho preso questa tovaglietta bellissima e ne ho presa anche una nera, così da tenere, perché ho intenzione di andare appunto a decorare delle zone della cucina e siccome appunto mi trovavo lì in quel negozio ne ho presa sia una nera che una fatta in questo modo e poi appunto vedrò come sistemarle. Comunque appena lo farò vi mostrerò il tutto. Da Casa Shop ho preso solo queste due cosine qua. Più che altro sono andata a fare un giro e a dare un'occhiata. Dimenticavo, da casa ho preso anche una candela. Da Happy Casa invece finalmente ho trovato il portarotolo, quindi per lo Scottex, e lo trovo meraviglioso e credo che qui in casa mia ci stia benissimo. Come vedete è in ferro ma nero, quindi si abbina benissimo con i dettagli che ho qui in casa appunto fatti in questo modo. E poi ragazze, ho preso il dispenser, questo qua, il portasapone, sempre da mettere in cucina, e come vedete l'ho preso sempre nero, così rimane tutto abbinato. E poi ho voluto prendere questo specchio, come vedete, perché ho intenzione di creare un angolino in camera da letto, ma lo farò più avanti, quindi adesso intanto ho preso lo specchio fatto in questo modo, quindi bianco e poi con questa base in legno. Questi sono gli acquisti che ho fatto da Happy Casa. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e spero che non sia stato noioso, perché comunque non ho fatto granché. Fatemi sapere giù nei commenti.
anche solo per un saluto, io vi aspetto sempre qua giù. Grazie per tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e se vi fa piacere potete seguirmi su Instagram, così appunto vedete cosa combino nelle mie giornate, anche se ultimamente anche lì su Instagram sto facendo poche stories, però comunque se vi fa piacere voi seguitemi lo stesso. Se questo video vi è piaciuto appunto mettete un pollice in su e se non l'avete fatto e vi fa piacere ma fatelo, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo appunto, come ho detto prima, nel prossimo video. Ciao!